Questa mattina credo di aver messo in evidenza come è possibile, anziché pensare ad una rigenerizzazione complessiva, pensare ad un maggior riuso dei risultati delle risorse investite. Credo che questa potrebbe essere una strada sulla quale si può ragionare. Io sono certo che col presidente dell'AI, per esempio, su tutta la filiera università, scuola, ricerca, troviamo un'ottima collaborazione proprio sul riuso. Io credo che questo fatto di avere un euro solo e di poterlo utilizzare lei, io e le sue colleghe, i suoi colleghi, credo che sia una bella sfida. Dobbiamo metterci più intelligenza, dobbiamo metterci più fiducia, perché il primo elemento per poter condividere una cosa è che lei ed io abbiamo fiducia, lei in me e io in lei. Questo è proprio l'elemento. Sì, con il Presidente abbiamo fatto un ragionamento, credo, di grandissimo interesse, individuando alcune priorità specifiche, in particolare l'ICT e il bio, ma anche individuando un percorso collegato ai sistemi della complessità. Noi riteniamo e condividiamo con il Presidente dell'AI che oggi, soprattutto nella formazione dei giovani, è necessario avere una maggiore interazione tra i saperi. I saperi tradizionali, così come sono inscatolati, probabilmente non sono in grado di dare una risposta a sistemi complessi che hanno bisogno di strumenti complessi per essere risolti. Ecco, questa è una sfida sulla quale, dal punto di vista intellettuale, ci vogliamo confrontare, vedere se siamo capaci di individuare un percorso. Per la prima volta in Horizon 2020 e anche in questi bandi c'è una strettissima connessione tra le scienze sociali, le scienze dure, le scienze tecnologiche. Forse voi lo sapete, ma in Horizons 2020, che è questo grande programma che partirà nel 2014 per la ricerca europea, che vale circa 80 miliardi, è stata inserita, su proposta anche dell'Italia, una settima priorità che si chiama Social Innovation. Per cui per la prima volta il programma quadro è un programma non solo per le tecnologie e per le scienze, ma in generale per le scienze complessive. Quindi, anzi, direi che questo fatto che ogni euro investito ha queste due facce, una faccia sociale e una faccia tecnologica per lo sviluppo, rafforza ancora questa mia convinzione. Io credo molto che un ministero come quello dell'università debba individuare il punto di partenza e gli obiettivi e poi debba lasciare che i processi siano gestiti in modo autonomo dalle singole realtà, università o enti di ricerca, e poi si valutino i risultati. Se i risultati sono positivi, naturalmente potranno essere messi in gioco più risorse, se non lo sono le risorse saranno ridotte. Credo che questo sia un processo interessante che ci dovrebbe consentire anche di diventare più competitivi in Europa. Allora, io credo che il Paese debba fare più investimento sull'università, sulla scuola e sulla ricerca. Però deve essere anche chiaro che le risorse che investe derivano dalle tasse di noi tutti e quindi dobbiamo investirle nel modo migliore possibile. Nel caso dell'università ogni studente costa 5-6 mila euro. Il contributo degli studenti è mediamente nel nostro paese intorno a 1000 euro e io credo che sia corretto che il nostro Stato prosegua in questa direzione. Però è chiaro che bisogna chiedere agli studenti impegno e bisogna chiedere rispetto delle regole, rispetto dei tempi. Questo significa che naturalmente se una persona decide, se uno studente decide di avere un'alternanza scuola-lavoro, deve fare un suo progetto che abbia anche dei tempi più lunghi e che gli consenta di ottenere il doppio obiettivo. Nel caso in cui invece sia uno studente un po' più distratto, che abbia altri interessi, è chiaro che l'intervento dello Stato non può essere totale. Dicevo anche però questa mattina che in realtà buona parte degli studenti fuori corso sono studenti che hanno redditi molto bassi, le università hanno le tasse che sono in funzione del reddito della famiglia, per cui questo incremento del 25% per chi ha un reddito inferiore a 90.000 euro, che 90.000 euro sono tanti, è poco, potrebbe essere, non so, forse meno di un caffè al giorno.
E poi invece un incremento del 100% per chi ha un reddito superiore ai 150.000 euro, io credo che i beni comuni, bisogna partecipare ai beni comuni.